Sul caso di Matteo Falcinelli, lo studente di Spoleto arrestato a Miami e tenuto a lungo in una posizione svilente e dolorosa dalla polizia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha sollecitato l'attenzione delle autorità americane. Non avrei mai voluto vedere, ho parlato ieri pomeriggio a lungo con la mamma, le ho assicurato tutto l'impegno da parte del consolato d'Italia a Miami e devo dire i nostri diplomatici hanno lavorato fin dal primo giorno. Come se ci saranno delle interrogazioni sono pronto a dare tutte le informazioni. Non è ancora del tutto chiaro quello che è successo nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Falcinelli era entrato in uno strip club a nord di Miami, il Dean's Gold, ma secondo la sua famiglia lo avrebbe fatto credendo che si trattasse di un bar normale e non di un locale frequentato da sex workers. All'interno dell'edificio, secondo gli avvocati di Falcinelli, gli sarebbe stata offerta la compagnia di una donna per $500 e non si sa se poi Falcinelli abbia rifiutato di pagare o abbia pagato e poi chiesto indietro la somma. A quel punto Falcinelli si sarebbe accorto della mancanza dei suoi due cellulari e ci sarebbe stato un diverbio col buttafuori. Dal locale hanno poi chiamato la polizia che una volta arrivata ha accompagnato il ragazzo all'esterno e lì lo ha arrestato. La madre del giovane, che a metà mese farà ritorno in Italia per sottoporsi ad alcune visite mediche, ha ringraziato il consolato italiano per aver da subito seguito da vicino il caso del figlio e ha annunciato di voler andare fino in fondo dal punto di vista legale in merito al comportamento violento da lei definito di tortura degli agenti di polizia. A tal riguardo, anche la polizia di Miami ha avviato un'indagine interna.